In tanti ci avete chiesto cosa pensano gli avariati di Pioli al Milan. Sembra una cosa ormai fatta, mancano solo le firme. In questo video ve lo facciamo sapere. Ciao a tutti amici degli avariati, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche. Pioli al Milan, dopo che la tentazione Spalletti non è andata a buon fine, i tentativi sono stati vani per problemi economici tra Spalletti e l'Inter, probabilmente. Il Milan ha virato forte su Pioli, contratto biennale, sembra tutto fatto, mancano solamente le firme che arriveranno a breve. Cosa pensiamo di Pioli al Milan? Pioli è un buon allenatore, un allenatore che ha una buona carriera alle spalle, ha allenato anche in piazze abbastanza importanti, però non è il profilo che secondo noi serve al Milan in questo momento. Pioli viene da due esperienze non proprio positive, perché viene dall'esperienza all'Inter, dove aveva cominciato malino, poi si era ripreso, poi è riandato in decrescendo. No, non è andato bene. Alla Fiorentina ha fatto una stagione un po' anonima ed un'altra stagione negativa. Poi Montella ha fatto ancora peggio, però questo è un altro discorso. Non parliamo di un allenatore abituato a grandi traguardi. Fece bene con la Lazio, arrivò terzo, portandola ai preliminari di Champions League, però parliamo ormai di qualche anno fa. È un buon allenatore, ma al Milan, in certe piazze soprattutto, serve probabilmente più che essere un bravo allenatore, un tanto tanto carattere per la pressione che c'è, per gestire certi giocatori che comunque guadagnano 3, 4, 5 milioni all'anno, personalità importanti. Io in questo Milan non è che ce ne siano moltissime, però già che giochi nel Milan, comunque c'è questa cosa. E Gattuso l'anno scorso, nella sua mediocrità di gioco, però ha dimostrato di avere tantissimo carattere, di sopportare tantissimo le pressioni e le difficoltà che ha avuto. Ed è arrivato lì a un soffio dalla Champions con una squadra che è praticamente quella che vediamo quest'anno, con pochissimi cambiamenti. Quindi, Pioli non ha questo, non ha queste caratteristiche, non ha queste caratteristiche di leadership, di forza, di carattere. Secondo gli avariati, questa scelta è una certificazione del momento mediocre del Milan. Perché se vuoi ripartire alla grande, vai su Conte, vai su Spalletti, allenatori di carattere, che veramente Spalletti è abituato a grandi piazze, a grandi traguardi. Difficile che vai in crisi Spalletti, infatti con l'Inter in tutte le difficoltà, comunque 2 stagioni, 2 volte in Champions League, di riffa, di raffa all'ultimo. Però è sempre stato sul pezzo, anche con difficoltà importanti come la questione Icardi e tanti altri problemi di natura tecnica, tattica, societaria. Però è sempre stato lì sul pezzo. Giampaolo è un simil Pioli, prova a far giocare bene, ma veniva dalla Sampdoria, pochi anni fa allenava in Serie C. Ragazzi, non sono profili adatti a certe squadre. Perché vengono proprio inghiottiti dalle pressioni, dall'ansia del risultato, che in certe piazze è quello che conta, c'è poco da fare. In certe piazze puoi lavorare più tranquillo, hai più tempo, basta che ti salvi, pure la penultima giornata, va bene qua. Qua se non ottieni i risultati dopo 3-4 partite già sei in discussione, giustamente, perché investono decine di milioni di euro per arrivare ai propri obiettivi. Quindi che dire, è una scelta che a noi non convince per niente, non convince soprattutto il biennale fatto a Pioli, perché uno può anche dire, sta stagione è iniziata male, proviamo a concluderla come viene e l'anno prossimo ripartiamo alla grande. Così che vuoi ripartire con Pioli, non è il tecnico che fa per questo Milan e non fa per squadre di un certo calibro. Un ottimo tecnico per la Fiorentina, per l'Udinese, per la Samp, magari questi medi livelli che dietro non ci sono grandissimi investimenti economici e quindi se fai bene è bene, se fai malino va bene uguale. Però non ci convince per niente. Staremo a vedere come va a finire,
questa stagione del Milan, come che è appena iniziata comunque, quindi auguriamo comunque tutto il bene possibile a Pioli e al Milan, e niente, ci vediamo prestissimo per tantissimi nuovi video da parte nostra. Ciao amici!